Buonasera a tutti da un meraviglioso ristorante di shabu shabu. Oggi andiamo alla scoperta dello shabu shabu. Cos'è lo shabu shabu? È un piatto della cucina giapponese meraviglioso. Oggi siamo in un ristorante molto particolare perché non è una catena, ma è un ristorante autentico, ce n'è solo uno. Qui abbiamo questa hot pot, stiamo aspettando che bolle. Qui abbiamo questa bella ciotola di verdure che poi andranno a essere cotte ad uno, tutte insieme lì nell'hot pot insieme con la carne che ancora non è arrivata. E poi una volta cotte le prendiamo da qui, le immergiamo in varie salse, queste le abbiamo scelte noi, questa è salsa ponzu, questa è un'altra cosa. Ci rivediamo direttamente nel vivo dell'azione. Looks fake, but it's not fake. Cosa? E questa è la carne, che così come abbiamo fatto con le verdure, a poco l'andremo a cucinare qui, in questo pentolone. È appena arrivata una nuova ciotola di verdure fresche, chele di granchio fritte. Carne tagliata molto fina in maniera tale da cuocere velocissimamente, vedete è già cotta praticamente, meno di 30 secondi. Il problema dello shabu shabu è che fare un video sullo shabu shabu significa rovinarsi la cena. Perché? Perché devi continuamente fare qualcosa, cioè prendere il piatto, il cibo da qui o da altre ciotole, metterlo qui, poi controllare quando è cotto, riprenderlo e così via. È un lavoro questa storia qui, è una cosa che ti tiene molto impegnato. Fare un video continuo è veramente impossibile. Devi continuamente prendere, pescare dal brodo, dalla pentola principale, steppare sempre troppo. Una volta che hai pescato, cambi pure bacchette, immergi in questo brodo. Mangi. Dopodiché ricominci, prendi le cose crude, cotte, insomma è un lavoraccio. Quindi direi che questo video finisce qua per il momento, perché vorrei mangiare in santa pace. Shabu shabu, Giappone.